Michela Murgia ha compiuto 40 anni nello scorso mese di giugno ed è attualmente la scrittrice sarda di maggior successo. Nel suo primo libro, Il mondo deve sapere, dapprima concepito e praticato come un blog, ha descritto satiricamente la realtà degli operatori telemarketing all'interno del call center di un'importante multinazionale, descrivendo lo sfruttamento economico e la manipolazione psicologica a cui sono sottoposti i lavoratori precari di questo settore. Il libro, nato da una personale esperienza all'interno del telemarketing della Kirby, è stato poi portato in scena con l'opera teatrale Il mondo deve sapere e ha ispirato la sceneggiatura del film Tutta la vita davanti di Paolo Virzì. Di formazione religiosa, è stata educatrice e animatrice dell'Azione Cattolica nel ruolo di referente regionale del settore giovani. Ha ideato uno spettacolo teatrale rappresentato nella Piana di Loreto al termine del Pellegrinaggio Nazionale dell'Azione Cattolica del settembre 2004, al quale ha assistito anche Papa Giovanni Paolo II. Tra le varie esperienze lavorative precedenti all'attività di scrittrice, ha lavorato come venditrice di multiproprietà, come operatore fiscale, come dirigente amministrativo in una centrale termoelettrica e come portiere di notte. Nel 2007 già fra i 42 scrittori riuniti da Giulio Angioni in Cartas de Logu, Scrittori sardi allo specchio, e nel 2008 pubblica per Einaudi Viaggio in Sardegna, una guida a luoghi meno noti dell'isola. Nel 2009 sempre per Einaudi dà alle stampe il romanzo A Cabadora, una storia che intreccia nella Sardegna degli anni 50 i temi dell'eutanasia e dell'adozione. Il romanzo è uscito in traduzione tedesca nel 2010 e con A Cabadora Michela Murgia ha vinto la sezione narrativa del Premio Dessì nel 2009. Questo romanzo, nel 2010, è uscito anche l'audiolibro da lei stessa letto per la casa editrice Emons. Nel 2010, con lo stesso romanzo, vince il Super Mondello e nel settembre dello stesso anno la grande ribalta nazionale con la vittoria del premio Campiello. Nel 2011, ancora per Einaudi, pubblica Ave Maria e la Chiesa inventò la donna. Il romanzo riscuote molto successo, ma è anche criticato dall'Osservatore Romano. Nel 2012 pubblica L'incontro e un racconto all'interno dell'antologia Presente. Sempre nello stesso anno, per conto di Caracò Editore, pubblica all'interno dell'antologia Picciocca, storie di ex bambine dell'isola, il racconto La Ragotta. Nel settembre 2010 ha dichiarato in un'intervista al Corriere della Sera di auspicare l'indipendenza della Sardegna e non la secessione, perché quest'ultimo sarebbe un termine violento. Ha sostenuto come simpatizzante il movimento IRSE fino all'inverno del 2010, quando ha seguito Francisco Seda e gli altri transfughi nell'esperienza di Progress. È fra gli animatori di Liberos, interessante novità che riunisce scrittori, editori e librai in un unico circuito e guarda con simpatia a Sardex, la novità più interessante in campo economico ai tempi della crisi globale. Intellettuale senza peli sulla lingua, non disdegna la polemica. Dai vertici dell'ordine dei giornalisti, con i quali è entrata in rotta di collisione quando si propose di organizzare un laboratorio di scrittura per giovani cronisti, a Bruno Vespa, contestato in diretta TV per alcune sue battute sessiste. Gli amici e sostenitori ne apprezzano la brillantezza nella scrittura, la chiarezza nelle posizioni pubbliche e la determinazione con la quale porta avanti le sue battaglie. I nemici ribattono accusandola di essersi montata alla testa e di vocazione alla tutologia. Comunque la si pensi, Michela Murgia è uno dei prodotti sardi d'esportazione che più funziona sul mercato degli anni 2000. Allora, Michela Murgia, questa scheda sembrava un po' un santino, meno male che alla fine abbiamo detto cosa pensano di lei i suoi nemici. E lei cosa ne pensa di queste critiche? Partiamo dalla parte meno bella. Chi le dice che si è un po' montata la testa? Ma rispetto agli anni di Cabras. Critiche di questo spessore me ne occupo poco, ci sono le critiche letterarie di cui mi occupo, le critiche sul mio lavoro, le critiche sulla testa e sulle sue montature non sono misurabili empiricamente, di solito però il metro dell'invidia è un buon sistema per capire. Senta, a lei piace molto o è molto richiesta per quel che riguarda insomma prese di posizioni sulle cose della società, sulle cose della politica. Il perché di questo impegno? Gli scrittori si devono anche impegnare ed è giusto che esprimano opinioni e prendano posizioni pubbliche anche in settori diversi dalla loro attività principale? Viviamo in un tempo così disimpegnato in cui ciascuno pensa solo ai propri interessi e se qualcuno decide invece di esercitare la cittadinanza attiva, perché non è da scrittore che io intervengo adesso esattamente come intervenivo prima quando non scrivevo. Adesso c'è una visibilità dovuta al mio lavoro che rende le cose che dico molto più evidenti, ma non è che io in quanto scrittrice intervengo perché ho un'anima politica, nel senso che mi sta a cuore la città, la polis, e quando vedo delle cose che non mi piacciono mi piace criticarle, mi piace intervenire. Non so se questo non riguarda gli scrittori.
Uno scrive libri e può tranquillamente fare solo quello, però riguarda il modo in cui ti immagini e ti concepisci come cittadino. Ecco, abbiamo sentito prima della sua endorsement nel 2010, pubblicato al Corriere della Sera, alla causa indipendentista. È sempre stata di queste idee oppure ha maturato ancora di più questa convinzione negli ultimi anni? Sono sempre stata di quest'idea, però c'è stata una fase della mia vita, quella più giovane, in cui era un'idea che si giocava più che altro a livello emozionale, diciamo. Non c'era un pensiero dietro, forse c'era anche la nostalgia per dei referenti seri, non folclorici. Nel momento in cui ho incontrato una dimensione progettuale dell'indipendentismo, non ho avuto nessun problema a dire va bene, io ci sto. Ecco, poi ci torniamo, rimaniamo sulla politica. Si dice ultimamente che la politica non investa più in cultura e quando lo fa male. Ma è proprio vero, perché comunque nei bilanci delle amministrazioni pubbliche una parte significativa, anche se magari per gli operatori di cultura è sempre poco o è molto meno rispetto a prima, dico una parte significativa è ancora dedicata a questo mondo. Forse si spende male, come si potrebbe spendere meglio? Si spende male perché si spende senza progetto. Basta aprire un giornale, vai nella pagina della cultura, un tempo era la pagina 3, adesso è la pagina cultura e spettacoli, cioè la cultura è assimilata all'intrattenimento. E questo fa sì che spesso i comuni, le amministrazioni, ma anche la regione, quando devono stanziare fondi, tengano conto di parametri che non sono quelli progettuali, non sono quelli che rispondono a un'esigenza del territorio di trovare senso e organizzarlo, ma a quelli di riempire un'estate con eventi per i turisti, all'esigenza di distribuire qualche denaro in prebenda, perché il comparto culturale per molto tempo e tuttora è stato anche parcellizzato per interessi, per parti politiche, per cui di volta in volta ciascuno dava i soldi alle aree che riteneva amiche politicamente, cioè non c'è uno storico. C'è un progetto, insomma. Non c'è un progetto e non c'è uno storico. I progetti che sono radicati sul territorio e che mirano ad aumentare i tassi di lettura, i tassi di consapevolezza, e forse è questa la questione. La politica mira a creare consenso, la cultura crea spirito critico e quindi sostanzialmente dissenso. Vediamo se riusciamo ad agganciarci alla situazione economica, che è difficilissima in Sardegna, peggio che da altre parti, perché scontiamo, oltre alla crisi globale, dei problemi infrastrutturali. Ecco, fabbriche che chiudono, sindacati che sono costretti a scendere per 4 volte in un anno in piazza, politica sarda che è costretta a ricorrere 5-6 volte alla Corte Costituzionale per farsi riconoscere i soldi dal governo di Roma. Ecco, in quale modo il mondo della cultura può inserirsi in questa situazione che è difficile per creare, insomma, degli esempi virtuosi, oppure rimane sempre alla finestra e aspetta che qualcosa arrivi dalla politica? Gli esempi virtuosi in Sardegna economicamente già ci sono, cioè sull'isola mi vengono in mente soltanto festival che sono come industrie. Gavoia ha un impatto sul territorio della Barbagia che è più da Ministero dell'Economia che da Ministero della Cultura in termini di interesse per un finanziamento. Ogni euro pubblico speso in un festival come quello, che ha un progetto dietro, ne restituisce 7 al territorio, proprio in termini di occupazione, di aumento dei fatturati, di tutto l'indotto coinvolto. Perché vengono consumate sul posto, siamo alle stanze d'albergo? Non soltanto. Il beneficio che viene da una rassegna stampa internazionale per un paese come Gavoi, che era fuori dai circuiti del grande turismo perché lontano dalle coste, ha fatto sì che Gavoi vivesse e stia vivendo una stagione turistica molto lunga. Lei dice che dopo il festival c'è un ritorno d'immagine ed economico. Un'ultima domanda su questo aspetto qua, tornando al fatto che gli uomini o le donne di cultura si impegnino con prese di posizioni pubbliche, cercando, insomma, di incidere anche spesso sulle cose della politica. Ecco, ma la politica nei vostri confronti come si pone? Tra virgolette, vi sfrutta o è contento, oppure sono più scontenti anche quelli per i quali voi date l'endorsement? Non parlo solo del mondo indipendentista, destra, sinistra. Quali sono i messaggi che vi arrivano? Sicuramente se tu eserciti un'azione critica e la eserciti onestamente, quindi trasversalmente, parli quando c'è da parlare a prescindere dall'interlocutore che stai, come dire, criticando, cioè stai facendo il tuo mestiere, perché l'intellettuale deve fare questo. Nessun politico è contento, né a destra né a sinistra.
può creare problemi questo, indubbiamente, nel senso che il potere politico cerca di circoscriverti gli spazi e di tagliarti. Faccio un esempio molto concreto: su Cagliari in questo periodo tiene banco la polemica sul teatro lirico. Da sinistra arrivano le critiche al sindaco dell'ultrasinistra, al beniamino della sinistra sarda, Massimo Zedda, per la sua gestione un po' troppo assolutistica, secondo alcuni, di questa vicenda. Lei si è fatta un'idea su questa vicenda? Me ne sono completamente disinteressata, devo essere sincera. Il teatro lirico non è tra le mie priorità. E invece sulla gestione degli spazi per le associazioni culturali c'è un'altra grande polemica a Cagliari di questo tipo. Le hanno chiesto di intervenire, se ne è occupato, oppure se ne vuole occupare, non ci vuole fare la politica, la diplomatica. Non esiste un politico che chiede a un intellettuale occupati di questo. No, chi protesta magari può averle chiesto aiuto, oppure può averle chiesto di esprimere una sua opinione. No, Cagliari, posso dirlo? Sì, certo, tranquillamente. Cagliari neutro. Vive in una bolla di autosussistenza e ha dei meccanismi interni per cui basta un po' a se stessa. È una città dove sei tu che devi intervenire, la città non ti chiede mai nulla perché ha appunto delle dinamiche un po' introflesse, se vogliamo. Le richieste di intervento vengono molto di più da tutto il resto del territorio sardo che non dalla città. La città ha questo retropensiero che pensa che i suoi problemi se li deve gestire da sola. Bene, così per il momento diamo la linea pubblicità, fra un paio di minuti siamo di nuovo qua. Ed eccoci rientrati in studio per la seconda parte dell'intervista con Michela Murgia. Abbiamo sentito nella scheda di presentazione, dicevamo che lei guarda è una delle animatrici per esempio di Liberos, di questa rete nuova, di questo esperimento nuovo che riunisce scrittori, editori e librai. Perché è una cosa che può avere un riflesso positivo per la cultura e per la società sarda? Ce la spieghi? In tempi brevi è la smentita del fatto che siamo pocos, locos e malunidos, cioè tutta la filiera, uso questa brutta parola, tutta la filiera editoriale sarda, che comprende appunto gli autori, gli editori, i librai, i bibliotecari e le associazioni culturali, si è riunita intorno a pochi principi etici che si possono riassumere in uno: non farò niente che sia conveniente solo per me se danneggia qualcun altro, farò solo le cose che sono convenienti per me e per tutti, anche se sono un po' meno convenienti per me delle altre, quelle a cui sto rinunciando. Nel lungo termine si intende anche 6 mesi, questa cosa mi ripaga, perché il meccanismo solidale, le relazioni generano economia. Liberos è un esperimento che viene osservato con grande interesse anche da fuori la Sardegna e in questo momento stiamo concorrendo per un riconoscimento importante e siamo primi in classifica grazie anche al voto dei sardi, quindi speriamo di riuscire a portare i 100.000 euro del premio in Sardegna, ma soprattutto a certificare che quello è un modello virtuoso, scalabile e replicabile. Ecco, nella seconda parte di questa trasmissione, durante il dibattito, parleremo dell'esperienza di Sardex, quali sono i risultati che può dare dal punto di vista economico. Mi sa dire lei invece adesso che ritorno può dare dal punto di vista, insomma, di cambiamento dell'approccio della cultura, della società sarda alla cultura, del solidarismo anche nell'economia? Siamo sempre stati convinti che il concetto di solidarietà andasse a braccetto con l'idea della gratuità e del no profit. Questo in parte è vero per quanto riguarda il volontariato, non è vero quando si tratta invece di organizzare reti di economia intorno a principi etici. Sardex è un ottimo esempio da questo punto di vista, perché già un sistema, diciamo, di prestito interno all'isola che non fa denaro dal denaro è una lezione clamorosa in tempi in cui la finanza sta divorando i risparmi delle persone proprio con gli interessi dei prestiti e dei mutui. Voltiamo un attimo pagina. In Sardegna c'è un altro vecchio detto, anzi un detto nuovissimo, perché l'editoria, insomma, ha preso piede ancora di più soprattutto nell'ultimo decennio, che il primo che si alza di malumore scrive un libro, e poi anche il fatto che ci sono più scrittori che lettori quasi, ma è proprio così? In Sardegna non è vero, abbiamo una percentuale di lettori più alta del resto d'Italia, ma sarebbe relativo, non è di questo che ci beiamo, puntiamo a raddoppiarla. È vero che io non considero un problema che ci siano molti libri. Anzi, se la Sardegna ha una storia di narrazione molto lunga, ogni paese aveva 3-4 poeti un tempo. Oggi se un paese avesse 3-4 scrittori penseremmo di essere tutti impazziti. Invece no, era il segno di una comunità narrante che esprimeva le sue voci narrative. Non c'è niente di strano, è il nostro DNA.
Ecco, da questo punto di vista ci sono due aspetti che so che lei combatte, cioè quella dell'editoria a pagamento anzitutto. Perché siete così contrari? È un cancro. Siamo contrari perché scrivere è un lavoro. E fare l'editore è uno che investe sulla scrittura degli altri se riconosce un talento. Per cui io ti do il frutto del mio lavoro che è la scrittura, tu ci investi sopra la tua scommessa economica di imprenditore e insieme facciamo editoria, insieme facciamo un prodotto editoriale oltre che letterario che può raggiungere un lettore. La editoria a pagamento chiede allo scrittore di farsi imprenditore di se stesso, e questo è un giochetto un po' è come quei lavoratori che chiedono, è come quei datori di lavoro che chiedono ai lavoratori di farsi la partita IVA. Non funziona in questo modo, sei tu l'imprenditore, io il mio lavoro l'ho già fatto scrivendo, non devi chiedermi soldi perché io ho un sogno. Se non credi nella mia scrittura, investi su qualcun altro. Giusto, ma non per fare l'avvocato del diavolo, ma questo funziona, il suo ragionamento funziona se tutti gli editori stanno al gioco, cioè se tutti gli editori danno un'opportunità, ma non può succedere che ci sia uno che è bravo, che ha del talento, ma non avendo la possibilità di avere uno scouting adeguato, di essere scelto in maniera adeguata, non può avere anche lui una possibilità di entrare in questo mercato investendo su se stesso. Può succedere, ma credo che possa succedere in tutte le professioni. Uno potrebbe essere un avvocato bravissimo, trova un professore, diciamo, particolarmente resistente che non gli fa passare un esame. Cosa significa? Che se volessi comprarti la laurea avresti diritto di farlo? Solo perché potresti essere un avvocato strepitoso? Buona risposta. Vediamo se ce n'è un'altra invece a questa prossima domanda, che fin qui l'editoria è stata molto sostenuta dalle amministrazioni pubbliche. Cioè c'è la regione, le province che compravano decine di scatole di libri che poi nessuno avrebbe letto, ne sono pieni i magazzini, soprattutto delle amministrazioni provinciali. È un cancro anche questo da estirpare? Penso che ci abbiano già pensato gli elettori sardi a estirparlo abolendo le province, per esempio col referendum scorso. E perché ci siamo seduti sugli allori di questo fatto che le amministrazioni comprano a scatola chiusa soprattutto i libri di amici degli amici? Appunto, di amici degli amici, è una forma di clientelismo. Per fortuna in Sardegna ci sono editori che non sono ricorsi a questi mezzucci per riuscire a ottenere un'affermazione. Hanno fatto un lavoro di scouting, hanno pubblicato buoni nomi e li hanno spesso portati anche, se non al successo, almeno al pareggio dei conti. Quindi credo che i tagli generali, non quelli alla cultura, i tagli generali, la mancanza di fondi, ridurranno sempre di più questo tipo di giochetti. Purtroppo in quest'ultima amministrazione anche regionale abbiamo visto, diciamo, assegnazioni ad personam a editori specifici per progetti folli di interesse pubblico zero, ma con botte di 100-120 mila euro. Io parlo come penso, sì. Queste sono cose da dire. Assolutamente, se lei la pensa così lo dice, ma il senso della domanda era anche un altro. Dunque, se le amministrazioni comunali smettono di investire, come dice lei, questa amministrazione avrà investito su alcuni editori, la precedente magari avrà investito su altri, non è che si rischia appunto che poi le case editrici non riescano a stare sul mercato? C'è un mercato sardo dei lettori che riesce a sostenere l'impresa editoriale in questo momento in Sardegna? Non c'è un mercato in tutta Italia che riesca a sostenere l'impresa editoriale in sé. L'impresa editoriale è una cosa complessa, produrre i libri è una parte, la distribuzione ha un costo enorme, raggiungere tutte le librerie ha un costo enorme, la differenza la fa il libraio, e credo che sia in gran parte per questo che in Sardegna resistiamo di più. Il Sole 24 Ore neanche un mese fa ha pubblicato un'inchiesta in cui diceva che la Sardegna è la regione italiana che ha la più alta concentrazione di librerie per abitante. Per noi i librai sono un terminale fondamentale di cultura e di diffusione della cultura. Quando il libraio si fa mediatore e collettore, l'editore vede i suoi libri arrivare esattamente dove sperava che arrivassero. È uno dei motivi per cui, diciamo, Amazon può fare molto in tanti termini, ma non nel termine dell'aumento dei tassi di lettura. Per quelli servono i mediatori in carne e ossa. Prima di voltare pagina le faccio una domanda così, una curiosità che mi è venuta adesso. Lei è più per i libri di carta o per questi nuovi ebook, Kindle e compagnia bella? Ma figuriamoci, no, io non ho questo tipo, sono super laica e super informatizzata. Per me l'uno o l'altro, l'importante è che ci siano le storie e che le persone abbiano ancora voglia di leggerle. Bene, torniamo all'indipendentismo, voltiamo nuovamente a pagina. Ma l'indipendentismo è un qualcosa di concreto, e i progetti che le dice ce ne sono tanti, ce ne sono alcuni seri, altri sono solamente folcloristici, possono avere una vera rispondenza nella società sarda, oppure soprattutto da parte degli intellettuali è una moda
per dire ma io sono fuori dai giochi, sono indipendentista, così mi metto una cosa di essere un po' diverso dagli altri. Ah, un intellettuale probabilmente converrebbe fare endorsement più consistenti verso partiti che possono garantirgli, diciamo, platee e pulpiti più consistenti. Scegliere l'indipendentismo è una posizione di nicchia che richiede anche sacrificio personale, perché continuamente qualcuno ti chiede, ma è una cosa seria? È una macchina l'indipendentismo, dipende sempre da chi la guida. Io sto attenta a guardare chi è l'autista momento per momento. Ci sono progetti che non sono credibili neanche a sinistra o a destra, perché chi li guida non è un autista, per esempio, diciamo, sufficientemente affidabile. Tra i progetti in campo, qual è quello che le è piaciuto di più e quello che si sente di sostenere più con vigore? Sicuramente Progress, ma perché è progettuale. Sì, ma faccio un esempio, per esempio, la proposta dell'Agenzia Regionale delle Entrate la convince? Certo che mi convince. È una scelta di sovranità che ha sempre fatto parte proprio del progetto indipendentista che sostengo, quindi non è... Perché i partiti sardi, oppure i partiti indipendentisti o sovranisti, nascono per gemmazione? Cioè Sardegna Nazione genera IRS, IRS si spacca e genera Progress, da Progress il fondatore se ne va o quantomeno non ha più la tessera. Perché succede questo in Sardegna? Progress non aveva fondatori, aveva un gruppo dirigente seguito da molti, diciamo, da molti attivisti che fece una scelta democratica, perché non è importante solo dove vuoi arrivare, conta altrettanto come ci vuoi arrivare, e lì sul come ci sono tante differenze, ma nell'indipendentismo è esattamente come negli altri partiti. Quello che non comprendo e che vorrei invece capire è per quale motivo tutte le divisioni a sinistra o a destra sono correnti e fondazioni, quando si tratta dell'indipendentismo, che ha invece modalità differenti esattamente come tutti gli altri, quando si tratta dell'indipendentismo è segno di divisione. Ma no, non è così. Possiamo volere la stessa cosa, ma se io la voglio in un modo e tu in un altro, a un certo punto ci incontreremo, ma non è una perdita fare strade differenti fino ad allora. Anzi, credo che aumenti la possibilità di raggiungere segmenti differenti dell'opinione pubblica sarda e aumentare quella massa critica che può portarci a ragionare seriamente, un giorno spero non lontano, sicuramente non prima di essere morta, di un'autodeterminazione totale della nostra isola. Un paio di settimane fa, esattamente il 19 dicembre, il Consiglio regionale della Sardegna ha esaminato la proposta sardista sull'indipendenza della Sardegna, bocciandola, e ha bocciato pure la questione relativa al referendum consultivo da proporre ai sardi. Secondo lei che reazione ci sarà tra la gente? Non gliene importa niente a nessuno, oppure ci sarà un ulteriore distacco fra l'opinione pubblica e la politica? La coscienza indipendentista sarda attuale è quella che potevo avere io a 20 anni, che era quella emotiva di cui parlavamo prima. La maggior parte dei sardi in questo momento è preoccupata prevalentemente di come arrivare alla fine del mese, per cui non penso che questa cosa creerà chissà quali grandi scompensi. Credo che sia stata fatta in questo momento e accolta anche dalla compagine politica in questo momento, proprio perché, diciamo, il margine di impatto sulla opinione pubblica e la reazione della gente sarebbe stata minima, è considerato un tema minoritario. Per ora è già molto importante il fatto che si sia arrivati a discuterne. Solo 10 anni fa la parola indipendenza era considerata, diciamo, un discorso da zilleri, da persone, diciamo, non molto serie, da non prendere sul serio. Grazie per ora Michela Murgia, torniamo dopo la pubblicità con il nostro dibattito su New Economy o Economia Noa, il caso Sardex.